Leonardo, la nostra Toscana attrattive non soltanto la campagna, non soltanto il Chianti, le olive, ma anche i nostri centri storici. Io direi che è uno degli elementi che porta le persone sempre a venire in Toscana per l'alternanza. Poi soprattutto quello che è più interessante è che c'è una serie di elementi che magari farebbero contenti altri territori con molto meno. Per noi andare a scoprire anche delle realtà che il turismo ha scoperto, se vogliamo, dopo, è anche una ricchezza, perché si arriva anche a capire che cosa è possibile trovare fuori dai circuiti pubblicizzati magari anche in tutto il mondo. È vero che Toscana è, vuol dire, è quasi un marchio, no? Nel senso, è uno dei pochi luoghi riconosciuti anche da chi abita molto lontano. Quindi credo che sia un valore aggiunto per tutte le città della Toscana. Qui siamo in piazza del Duomo a Pistoia, un campanile fra i più alti d'Italia, il terzo se non sbaglio, 66 metri di campanile, e poi una piazza che risale al 1000, ceramiche, di tutto questa piazza. Più che altro a me piace che è una piazza ancora viva, giovane, qui non a caso viene fatto Pistoia Blues, qui non a caso è una, ancora il concetto di piazza di una volta, cioè dove in piazza succedeva di tutto, dove le chiese, ricordiamoci, una volta erano chiese aperte, ci si trovava addirittura in chiesa a parlare, un po' magari dissacrante rispetto a quello che è il concetto attuale di chiesa, di cattedrale. Però ancora la piazza che è il luogo del ricovero, il luogo in cui le cose importanti succedono. Senti, e poi ci si lega comunque all'enogastronomia. Qua sopra ci sono delle ceramiche della Robbia, fatte nel 1200-1300, mi perdonino gli storici, quando sono venuti gli operai hanno portato a Pistoia anche il peposo dell'Impruneta. E quindi ci sono questi spostamenti, manodopera, ricette, le ricette che si spostano, che diventano di un territorio e che si legano comunque ai prodotti del territorio. Ma su questo credo che sia un po' interessante, se si volesse, mettersi a vedere come nasce un piatto a seconda di quelle che possono essere le motivazioni storico-culturali legate anche al prodotto stesso. Io credo che questo è un po' il senso, cioè la ricetta non è mai nata a caso, se poi si consolida e rimane per dei secoli, evidentemente è legata a un prodotto che esiste e tuttora viene apprezzato, cosa non facile. Parlavi di un peposo che chiaramente ha una ricetta originale sulla quale poi ci sono vari interventi, come tutte le ricette penso sia abbastanza normale, non se ne trova due uguali, perché comunque c'è sempre una piccola aggiunta che qualcuno vuol fare, però il senso ultimo della ricetta, cioè quello di, comunque, di essere una testimonianza, anche parlo di ricetta tradizionale evidentemente, questo magari si mantiene. Ed è chiaro che una ricetta non può che nascere da un insieme di fattori. Pensare all'idea che una cucina rimanga comunque immutabile, l'esempio stesso della Toscana ne fa un esempio. Pensare alla pappa al pomodoro è veramente un nostro piatto, ma chiaramente prima della scoperta dell'America non esisteva. Cioè, è chiaro che è sempre una commistione, c'è sempre qualcosa che dobbiamo inserire e poi magari diventa capitale proprio.